Infastidisce chi magari lo metterebbe qua sopra. E farebbe il tapping appunto così sopra il microfono. Non lo so, non mi piace. Non mi piace proprio. Domanda 3. Ci sono triggers che ti mettono a disagio.
un pochino. Non lo so, mi risulta veramente strano fatto da me. Però fatemi sapere se vi piace, ecco, perché magari a qualcuno di voi piace un sacco e tipo lo preferite al solito whispering. Sono, diciamo, degli ingranaggi. L'avete sentito? Non saprei farci dei suoni. Esiste qualche trigger che un tempo ti piaceva e ora non ti piace più? Se sì, cioè se vuoi. La mia ricerca, per esempio, del tapping è un po' calata perché lo adoro come trigger, infatti posso farlo pure un po'. Però, per esempio, quando ero un po' più piccolo e dovevo studiare, leggere, esempio le compilation da un'ora, 2 ore di Chiara ASMR che faceva solo tapping, no talking, solo tapping, tipo un'ora di tapping, capito? E mi piacevano un sacco. Adesso non andrei per niente a ricercare questo tipo di video, ecco. Però come vi ho detto io adoro il tapping e adoro in realtà lo slow tapping, anche se molti lo preferiscono un po' più veloce. Quindi così. Non
non so neanche se sono al centro io, sul microfono storto, mi sa pure avevo il microfono storto. Sei